Dalla Sicilia all'Emilia Romagna, ancora Ravenna Top Cup 2024, amici di Wii Sport, stiamo seguendo da vicino il girone F insieme al Fair Play Messina. È giunto alla quinta gara con la formazione bianconera di Mister Caminiti che affronta l'Accademia 10 e Lode. Possiamo partire allora col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Mirko Giacopello. Al quarto Fair Play Messina, Molonia scappa a sinistra, mette per Di Pietro, manda in rete, però è tutto fermo per posizione di fuorigioco del numero 11. Minuto 9, risponde l'Accademia, palla in profondità per Polese, si ritrova davanti al portiere, Polese va al destro, sfiora solamente il palo. Undicesimo Fair Play Messina, il rinvio errato da parte dell'estremo difensore avversario, Molonia prende il pallone, carica il destro, anche questo solletica il palo. Minuto 17, sempre Molonia straripante a sinistra, prende il fondo, punta l'avversario, uno contro uno, poi pensa al passaggio all'indietro, è intelligentissimo per la conclusione, prima Di Pizzo che trova la deviazione della difesa e infine la parata di Somma. Termina così il primo tempo tra Fair Play Messina e Accademia 10 e Lode. È ancora 0-0, minuto 21. L'Accademia parte meglio nella ripresa. Lancia in profondità per Somma che calcia, non sfruttando del tutto l'uscita un po' avventata da parte dell'estremo difensore De Paola. Minuto 22, si riaffaccia in zona offensiva il Fair Play Messina. Il solito Molonia che prende largo a sinistra, mette il pallone in mezzo. La difesa viene tagliata fuori. Arriva la conclusione. Arriva però anche la deviazione decisiva in calcio d'angolo sul tiro di Di Pietro. Minuto 23, Tramontana in buca per Di Pietro, controlla la sfera, la lascia poi a Molonia che dopo un sombrero prova di testa, deviazione in calcio d'angolo di Somma. 26esimo Fair Play, Pizzo per Molonia, egoista, va alla conclusione, trova la respinta da parte del portiere. Minuto 27, doppio cambio per i bianconeri, entrano Calabro e Vermiglio per Pizzo e Gervasi. Al 31esimo tocca anche a Brigandì per Di Pietro. 36esimo, l'ultima chance dell'Accademia 10 e Lode, calcio d'angolo battuto corto per Criscuolo, mette la sfera in zona Somma, colpisce di testa, super risposta di De Paola che si supera anche sul secondo tentativo, doppia traversa in questa chance da parte dell'Accademia 10 e Lode. Rivediamo tutto a rallenti, il primo tocco sul legno e poi anche il secondo da parte della formazione in maglia verde, strepitoso comunque De Paola. Finisce così la partita, finisce per 0-0 tra Fair Play Messina e Accademia 10 e Lode. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Grazie ragazzi. Mister.